Buongiorno Gin Lovers, sono qui sui campi dell'azienda agricola Shimon Shine in distilleria. Io sono Pier Cesare, il master distiller dei voi altri. Sono qua oggi per parlare o per rispondere a quelle domande che mi sono state poste dagli amici baristi se si può fare un prodotto liquoristico, un gin, un vermut o comunque degli alcolati all'interno, quindi di un bar, ristorante, cocktail bar che sia. E mi hanno chiesto tutti se e come si può produrre attraverso un piccolo distillatore, se si possono produrre alcolati e quindi da inserire nella drink list e quindi in quelli che sono i twist on classic, quindi dei pre-batch alcolici o comunque anche la ridistillazione di un gin, non si sa il perché, ma me l'hanno chiesto. E quindi come si può fare per produrli all'interno del loro locale e quindi per utilizzarli all'interno delle loro drink list. Così, sempre in questo argomento, ci metto dentro anche quei cocktail che vengono fatti, tipo il Negroni invecchiato, oppure diciamo dei cocktail da sport che sono stati utilizzati all'interno nel periodo del Covid, proprio perché i bar non potevano accogliere e quindi si utilizzava questa via per dare un servizio e avere anche un incasso. Quindi in tutti questi casi che accomunano queste esigenze, quindi il fatto di utilizzare magari un rotovapo, mi hanno chiesto, si può utilizzare un rotovapo all'interno di un cocktail bar, oppure mi acquisto come questo un piccolo alambicco che tu fai vedere per i tuoi corsisti, diciamo, che possono utilizzare a casa per fare le loro preparazioni. Quindi la cosa importante è che in tutti questi casi c'è una lavorazione di un prodotto superalcolico che viene, che sia rotovapo, che sia utilizzato nell'alambicco o che sia miscelato e poi messo in botte per farlo invecchiare. Quindi questo prodotto alcolico viene preso dalla sua bottiglia originale, viene lavorato, perché c'è una lavorazione, e poi viene inserito magari all'interno di un'altra bottiglia o viene, diciamo, miscelato all'interno di un cocktail successivamente o viene, diciamo, venduto a parte come prodotto a sé stante. Quindi in tutti questi casi si va a creare con la lavorazione un vero e proprio prodotto liquoristico che è diverso da quello di origine. E per fare questo, purtroppo, ci vuole comunque una licenza d'opificio di trasformazione. Ma mi direte, ma come mai? Io comunque posso lavorare i miei cocktail, fare con i superalcolici, quindi miscelarli all'interno di un cocktail? Sì, è vero, il barista può farlo, ma può farlo al momento. Cioè io posso prendere questa bottiglia, mettere 5 cl di gin, mettere la tonica e fare un gin tonic che do al cliente. Quindi apro la bottiglia e metto il prodotto nel bicchiere e lo servo. Mentre non posso fare tutte quelle che sono le lavorazioni che vanno a creare un altro prodotto, quindi prendo questo gin, lo ridistillo, così diventa un altro prodotto che non ha più né il tracciamento perché il prodotto originario è stato snaturato e soprattutto non ha più neanche il suo contrassegno doganale che lo va a identificare. Quindi tutti i prodotti liquoristici devono essere inseriti in bottiglia, devono essere contrassegnati doganalmente e devono essere prodotti da un opificio di trasformazione che abbia tutte le licenze per la manipolazione dei prodotti alcolici. Quindi la manipolazione che non sia, diciamo, finalizzata quella di creare il cocktail lì al momento, non si può fare con i superalcolici. Quindi distillazione, uso di rotovapo, sì, potete usarli all'interno del vostro cocktail bar o all'interno del vostro ristorante a patto che voi abbiate una licenza di opificio di trasformazione. Diventate un piccolo liquorificio e in quel caso lì potete fare tutte queste lavorazioni, potete fare anche dei prodotti intermedi, in questo caso devono essere messi in un registro particolare dei prodotti intermedi come gli alcolati e che possono poi essere utilizzati o fate proprio un prodotto finito. Quindi non è più un prodotto intermedio, ma in questo caso avremo un alcol aromatizzato al mandarino che noi comunque andremo a etichettare, perché poi questo sarà posto in vendita, diciamo, verso i nostri clienti, perché sarà inserito al loro cocktail che viene venduto a loro, che possiamo, quindi che dobbiamo comunque marcare con il contrassegno doganale e dobbiamo avere tutte le sue schede per quanto riguarda la produzione, lotto, eccetera.
Quindi per tutti quei prodotti che non sono la miscelazione al momento, quindi che siano pre-batch, quindi non i pre-batch che non siano alcolici, in questo caso lì è più una questione di normativa di HACCP e quindi del manuale di controllo alimentare che deve essere aggiornato con quelli che sono, diciamo, i metodi di produzione di questi pre-batch, proprio perché ogni manuale deve contenere tutte le lavorazioni che vengono fatte all'interno di quel locale. Naturalmente, anche per i pre-batch non alcolici, il locale deve avere degli spazi appositi per la loro creazione, quindi deve esserci sempre un laboratorio alimentare. Non si possono fare queste cose sul banco, nel senso è come se voi con, diciamo, una licenza di somministrazione con piccola cucina vi metteste a cucinare una bistecca lì sul bancone del bar. E è la stessa cosa, se io cucino una bistecca oppure faccio comunque una preparazione anche non alcolica all'interno del mio locale, io devo avere un reparto idoneo con quelle che sono le dimensioni e le richieste dell'ASL per un laboratorio alimentare. Così sia per i prodotti non alcolici che alcolici, e soprattutto per gli alcolici ci vuole comunque quella che è la licenza d'opificio di trasformazione, che ci dà la possibilità con il nostro codice accise di lavorare, quindi di trasformare quelli che sono i prodotti super alcolici o comunque alcolici in generale. Quindi sicuramente la domanda è facile, sì, si può fare, però bisogna avere le licenze per farle e anche i luoghi idonei, perché comunque una licenza di trasformazione per un prodotto alcolico non viene rilasciata se comunque non c'è un laboratorio idoneo dove questo possa essere creato in tutta sicurezza, e in quel caso lì in tutta sicurezza per la produzione di un alimento, perché anche il nostro gin, Demo, Tè d'Amaro sono considerati degli alimenti perché vengono bevuti dalle persone. Quindi mi spiace dirlo, ma tutte quelle preparazioni alcoliche non possono essere fatte né con piccodistillatori, né con rotovapo, o che dir si voglia, o anche in infusione all'interno dell'alcol, perché io prendo un alcol, ci metto le erbe, faccio un'infusione, quindi trasformo un prodotto, non lo servo al momento all'interno di un cocktail, e anche in quel caso lì, per farlo, devo avere un opificio di trasformazione. Così come il Negroni invecchiato, perché se io prendo i componenti del Negroni, vermouth, gin e bitter, e li metto in una botte, li faccio stare lì alcuni mesi, perché sicuramente si migliora, diventa un buon prodotto, ma non è più il prodotto d'origine, anche per il Negroni invecchiato, in quel caso lì andrebbe poi rimbottigliato, messo il lotto di produzione e il suo contrassegno doganale. Quindi la risposta è questa, ci vogliono licenze apposite. Avere una licenza di opificio e di trasformazione non è una cosa impossibile se si hanno anche presupposti per la lavorazione e i presupposti sanitari. Basta interfacciarsi con le dogane, ormai le dogane hanno anche una certa esperienza, o se no chiamate noi, venite ai corsi, noi vi spieghiamo come fare, come lavorare questi prodotti in tutta sicurezza e soprattutto nella legalità più assoluta. Fate conto che lavorare un prodotto superalcolico senza le dovute, diciamo, licenze è penale, e quindi si rischiano dai 5.000 euro, dai, quindi in su 5.000 euro di multa e poi un processo penale. Quindi non è una cosa sicuramente da sottovalutare. Come produrre un prodotto alimentare che può essere, diciamo, un pre-batch non alcolico senza avere un laboratorio potrebbe essere contaminato e quindi anche dare quei problemi di salute ai nostri clienti, e in questo caso ci sarebbe un grosso problema, che ci sarebbe denuncia e tutto il resto, perché voi non eravate abilitati. Naturalmente è importante anche la conoscenza delle erbe aromatiche, perché se voi utilizzate le erbe aromatiche e non sapete che quantità mettere all'interno di un prodotto, le erbe aromatiche, che vengono anche chiamate droghe, ma c'era un motivo, perché molte di queste hanno delle capacità, diciamo, mediche, quindi hanno delle molecole all'interno attive e quindi che possono creare anche delle allergie in alcune persone molto sensibili e potrebbero anche dare dei grossi problemi di salute, anche cose molto semplici come la cannella, la noce moscata sono droghe e hanno quindi delle componenti tossiche che utilizzate in quantità superiori a quelle che sono, diciamo, il loro standard,
possono creare problemi e intossicazioni. Quindi, sia per la lavorazione delle erbe aromatiche, quindi nei prodotti comunque non alcolici, ci vuole comunque conoscenza da una parte per non creare problemi alle persone e dall'altra parte ci vuole un laboratorio adatto per farlo. Noi, nel nostro corso di Master Distiller, non solo insegniamo come aprire un opificio di trasformazione, in questo caso da Cisa Solta, che è più facile per voi, e vi spieghiamo che non è così difficile. Certo, ci vuole della burocrazia, ma in Italia ormai ci vuole per tutto. E per mettervi in regola e per produrre quelle che sono quelle cose sicuramente uniche che daranno una firma al vostro cocktail bar come un cocktail bar che fa qualcosa che gli altri non fanno, ma che lo fa in tutta sicurezza e secondo la legge. Quindi sicuramente ci saranno tante persone che hanno intrapreso questa strada senza avere coscienza sia dei problemi che possono creare agli altri, sia dei problemi a cui possono andare incontro in caso che ci sia un controllo. Non ne vale la pena. Mettetevi in regola, una volta che siete in regola potete produrre i vostri aromatizzanti, diciamo, per quelle che sono le vostre produzioni homemade, i cocktail, i vostri prebarci alcolici, che naturalmente devono essere diventare un prodotto etichettato con il loro lotto di produzione, deve essere fatto anche con la coscienza delle materie prime che noi utilizziamo. Come dicevo prima, le erbe aromatiche possono essere in quantità di un certo livello tossiche e spesso e volentieri chi viene qui al corso di Master Distiller mi presenta delle infusioni che sono assolutamente cariche e eccessivamente cariche di erbe aromatiche, che purtroppo loro non conoscono e non sanno che possono avere degli effetti tossici verso le persone. Per farvi un esempio, lo zafferano è un veleno. Naturalmente nessuno gli viene idea di mettere una quantità di zafferano oltre il limite consentito all'interno di un prodotto, anche perché c'è un costo, però io qui mi sono visto portare delle infusioni di zafferano che erano fin rosse, non più gialle per la quantità, e gli ho fatto presente, ragazzi, guardate che lo zafferano può creare grossi problemi a persone molto sensibili, fino ad arrivare all'infarto, quindi e convulsioni e diciamo infarto, quindi cedimento del cuore. Quindi attenzione a quello che usate, i corsi servono anche per quello, per darvi comunque un'indicazione di quello che si può fare e soprattutto sia per non creare problemi ai vostri clienti e problemi anche a voi, perché vi assicuro che il costo di un processo penale, oltre alla multa che c'è da pagare all'inizio, e soprattutto non è uno scherzo. E avere la fedina penale sporca non è il massimo per aver fatto qualche preparazione da mettere a drink list. Quindi, semplicemente si chiama la dogana, potete fare il corso, ripeto, da noi, ma comunque chiamate la dogana, gli dite che volete comunque fare qualche prodotto liquoristico all'interno del vostro locale, qui ci sono agriturismi e questo anche vale anche per l'agriturismo. Il bagnolino, il limoncino che voi fate, regalate ai clienti a fine pasto, comunque non si può fare se non se hanno le licenze adeguate. Qui molti agriturismi, forse perché magari sono anche andati incontro in qualche magnanimo funzionario dogane che gli ha dato un avvertimento, occhio, mettiti a posto perché così rischi, ma ci sono anche gente meno magnanima che prima ti dà la multa e poi ti dice dopo ti arrangi. Quindi hanno aperto il loro piccolo, diciamo, la loro licenza di opificio di trasformazione, fanno il loro bagnolino, il loro limoncino, i loro liquori fatti a mano in un laboratorio idoneo, in completa sicurezza, e hanno deciso di mettersi in regola con la legge, perché veramente il rischio percepito dalle persone che fanno queste cose è un rischio che non vedono, quindi vedono una cosa molto semplice: no, ma sì, ho messo due erbe aromatiche nell'alcol, ho fatto così, l'ho messo nella bottiglia, adesso metto nel cocktail. No, ragazzi, rischiate, rischiate e anche tanto. O metto il Negroni lì nella botte, eccetera, eccetera, poi lo tiro fuori. No, ragazzi, non si può fare. Non si può assolutamente fare, mettetevi in regola, noi siamo qui a disposizione se volete sempre chiamarci, sotto trovate tutti i numeri. Ma mi direte, mi farete questa contestazione, ma come mai dici che a casa uno può fare quello che vuole? Boh, no, a casa uno non può fare quello che vuole, a casa uno può divertirsi, fare le sue prove, ma non può venderle all'interno o portarsi poi al bar e venderle all'interno di un cocktail mettendo comunque i suoi preparati all'interno di una drink list per fare dei twist o tutto il resto. A casa io posso farmi il mio limoncino, posso farmi il mio bagnolino, acquisto l'alcol, quello al supermercato, quindi pagato con le accise e tutto, mi faccio le mie preparazioni e me le bevo io.
o se voglio offrire ai miei amici, stando sicuri di non aver fatto una stupidaggine, quindi di non aver fatto una cosa tossica, posso farlo, non lo vendo a un cliente, ma quella bottiglia lì che mi faccio a casa non posso venderla a qualcuno. Cioè, per entrare in commercio deve comunque passare per una licenza di opifici di trasformazione e devono essere, avere tutte le caratteristiche sanitarie e anche quella del contrassegno doganale. Quindi in casa i miei esperimenti su piccolissime alambicche, questo è un alambicco piccolissimo, li posso fare, ma me li uso come per fare il mio limoncino fatto in casa, naturalmente in quantità molto limitate. Ma non penso che andate a produrre centinaia o decine di litri di prodotto per berlo con gli amici, o avete tanti amici, o la cosa può diventare anche un po' sospetta. Quindi, nel limite del comprensibile, uno le sue cosettine a casa li può fare. Comunque noi lavoriamo con un alcol che abbiamo pagato tutte le accise, quindi in regola, ci facciamo il nostro prodottino e ce lo beviamo. Attenzione, ripeto, che non abbiamo utilizzato magari delle aromatiche tossiche in quantità eccessive e che poi questo possa dare delle intossicazioni agli amici. Quindi anche lì un po' di conoscenza ci vuole e facciamo i corsi anche per gli amatori che vogliono prendere questa strada. Ma più ancora per chi è un professionista e vuole entrare in questo mondo, so comunque che professionisti anche a Milano, ma in tutta Italia, si sono già attrezzati, si sono messi in regola facendo proprio il loro piccolo opificio dove distillano gin, dove fanno prodotti liquoristici, vermut, amari e bitter. E certo, costa, non esageratamente, perché se avete già una cucina potete utilizzare quella anche per fare i vostri prodotti liquoristici, perché avete già uno spazio con tutte le in regola con tutte le normative per la produzione di un alimento, quindi potete tranquillamente farvelo lì e non ci vuole uno spazio apposito. Naturalmente poi, sempre con la dogana, bisogna concordare queste cose. Quindi, ragazzi, la risposta è no, non si può fare, non si può usare il rotovapor, ovvero il rotovapor si può anche usare. Se fai delle preparazioni non alcoliche, quindi fai delle concentrazioni, delle estrazioni, dove non c'entra nulla l'alcol, ma lo fai, non so, una concentrazione di un brodo o cose del genere, si può usare benissimo, un rotovapor non ha nessun problema. Non possiamo manipolare prodotti che siano alcolici, possiamo manipolare tutto il resto. Quindi, nostri prebaci non alcolici, sempre naturalmente rispetto alla normativa alimentare, possiamo farli. Non possiamo fare invece quelli alcolici. Naturalmente anche lì, come vi ho detto prima, ci sono delle regole da seguire. Quindi, spero di essere stato più comprensivo possibile, che il messaggio sia arrivato chiaro, ma ve lo do ancora una volta. Sembra una stupidaggine, ma fare questi prodotti, quindi, non è uno scherzo, perché ci vanno di mezzo sia i vostri clienti che potrebbero star male, sia voi che potete rovinarvi la vita. Quindi attenzione, quindi il barista cosa può fare? Con una licenza di somministrazione ordinaria può prendere questa bottiglia, aprirla e miscelarla al momento nel cocktail che serve. Punto. Non può fare nient'altro. Mentre se ha una licenza di opifici di trasformazione può prendere un alcol a buon gusto, può trasformarlo in un gin in infusione, può fare, naturalmente facendo le comunicazioni necessarie di dogana, avendo i permessi magari anche di detenere un alambicco, perché l'alambicco comunque va dichiarato le dogane, di fare le preparazioni come può essere anche un gin aromatizzato attraverso, quindi a caldo, attraverso una distillazione, un gin in infusione, un vermouth, un amaro e tutto il resto. Però dovete prendere di buon grado e fate il conto che comunque se vi mettete a posto siete tranquilli voi, è tranquilla la persona per cui lavorate e sono tranquilli i vostri clienti e siete e dimostrate di essere dei veri professionisti, perché non avete fatto le cose alla carlona ma le avete fatte con cognizione e rispettando la legge. Naturalmente, quello che dico sempre, la formazione è importante. Noi vi aspettiamo qui i corsi di Master Distiller che servono anche, perché vi spieghiamo tutto, per prendere queste licenze in un cocktail bar e mettervi in regola. Vi aspettiamo qui sui campi dell'azienda Shemunshine. Io sono Pier Cesare e vi saluto e ci vediamo al prossimo Gin Tonic.